E bella a tutti ragazzi, siamo qui per il quinto game di questa qualificazione. Li sto giocando proprio in relax perché non me ne frega niente come vanno. Come ho già detto, so 10 game e una season lunga un anno. Pensate a giocare bene durante tutto l'anno, essere costanti. Non serve stravincere tutti i game. Come vanno, vanno. Ovviamente voi cercate di vincere, però se non va come previsto, non è che ci deve stare a pensare più di tanto. Allora, il loro matchup. Io ero tentato a prendere Hecarim, ok? Però, perché comunque contro Gianna, Katarina, Lucian che c'ha il dash, avrei preferito Hecarim. Però fortunatamente hanno preso Lee Sin. Io soffro un sacco contro Lee Sin contro Hecarim. Quindi, oh, Jarvan tra l'altro c'ha una nuova skin da provare. Gold 2 Graves. Perché ci ha matchato così strani? Sta bot lane pre-mid e pure gold, cioè non so che c'è di peggio. Allora, ho sempre paura dell'invasione degli Sin. Recall e andiamo all'altro campo. Potrei rischiarmela, ma contro Lee Sin preferisco recollare, fai cose con calma e fatte bene. After. Lee Sin potrebbe gankare top o mid. Top sta pushato, quindi probabilmente andrà mid. O viene invade. Bot è difficile, dipende come è partito. Seconda top. Ok, va ward adesso. Allora, dai che c'è il blu. Thank you.
Il bot si è fatto in culo. Me ne dovete annare che se vi ripiago una cuve vi fa una faccia grossa come un pallone. Che ve faccio, che ve faccio? Ok, sta partita si mette veramente, veramente male. La cavazza è veloce. Podex più gratis. Mamma mia, danni di Syndra. Io sono morto al 99%. Non riesco a ricollare. Ah. 4-6, 4-6, 0-2 Morgano, sapevo che a botte le imprimette, raga, perde sempre. Secondo me riviene per mio padre, il re. Le mani ora è proteggere i fedeli. Io non posso stare in ogni lane, ogni momento, ogni secondo, quindi... Ti
devo fare un po' di danni in sta partita, ho capito. Sette. Virelia 1-3. Bombasia! Se vado top mo se fanno il drago, quello è il problema. Ah, 8-7, dai, buono. Gli ha fatto un death bush grosso quanto una casa. Cioè gli è rimasto dentro al bush e lui pensa che ha regallato. E mo si arriva con me. State zitto. Zitto, fai più bella figura. Piace sta call proprio per niente.
capito, sto stupido, però è a un certo punto. Sta Renekton sta diventando un mostro. Allora, occhio che Renekton è tipo un mostro. Mo metto una pink qua, perché la bot lane sta a rischiare veramente tanto. Smettiamo pure questo, va, almeno vediamo se invadono. Non stai senza mano, no? Silvio, non è il momento giusto. Io c'ho il cane, raga, che mi sta a salire in braccio, cioè. Vabbè. Allora, Silvio, veloce. No, no! Vabbè, di questo tank però. Tu. Silvia pure dozza un po' via. Fammi lasciare il blu, ha questi danni che fa.
Sì, Silvio, ti apro la porta. Vai, vai, esci. Se c'è il drago. Allora, in season 4, visto che se no non parlo mai, non succedeva mai che perdevo un Dragon Baron. Ve giuro, ero Dio smite. Ultimamente ci ho perso un po' la mano anche col nuovo smite. Ci ho perso abbastanza la mano, quindi mo ce la sto un po' a riprendere. Va bene, andate? Che c'ho coso in me se sta a fregare red? Bombasia! Ci hanno shottato. Ci hanno shorto. E ho pure urlato Bombasia come incredibile pensando da aver fatto. Ci hanno shorto. E torna il game in parità 14-14. Noi abbiamo due draghi, loro 0. Quello è l'unico vantaggio che c'è. Io ho voltato Lucian, non ho fatto bene. È l'unica cosa che posso fare. Anche perché Katarina ogni assi skill e poi via. Oh. Sta 5-4, neanche esagerato. Però diciamo che se stava un po' indietro sto fatti gli ha dato un po' di mano. Gli ha permesso di recuperare un po'. Dobbiamo stare molto attenti, cioè abbiamo due lane pushate. Ma che cazzo flashi per Gianna? Il quadruplo flash. Dai. Ma
Tagli di auto attack. GG. GG, Cal Nashor and Chase Gianna. You Cal Nashor, cause he is dead, and Chase Gianna. Best movement EU. Please stop. You go on Gianna. All. Only. Mortacci vostri, fide puttana. Ecco, mo ci stava. È un buon giorno per morire. Mo c'hanno il Nashor. Che cazzo va a mamma mia, Stirelia. Peccato che è il support. Vabbè, gli abbiamo tolto il Nash. Lo famo così. Ma te ne vai? Non riesco a capire se lagga, se è ritardato. Mamma mia, mi sei la piata. Io fa questa.
niente prego. Oh, sapevo! Sirelli è un'handicappata cronica. Irelia, dai, dai, è facile, dai, è da bronzo 5, dai che ce la fai pure te. Lo vedi? C'è il random, va. Mi preoccupa sto drago, perché fasselo così? Bello a Danasce che mi incula il drago. No, non è vero, però vi ho detto ci sta un po' ripia a mano. Facciamo visione, non mi piace. Io fa almeno questo. Ho aspettato a tirarmi tutto per
perché. Dai, dai, famoci questo, famoci questo. Perché il fight sarà un po' smezzato, quindi ho detto lo uso. Alla fine era inutile, buttavo CD così a caso sui target sbagliati. Ok, adesso ci andiamo. Non c'è più niente qua che ci può essere utile. E là c'è stronza. Allora, fatta questa, mo ci chiediamo quest'altra. Allora, cazzo l'ha piata. Sta Katarina è in pia danni. È un buon giorno per voi. Ne faccio questi, va. Tanto pusha così non ci faranno mai pusha. GG. E GG, sono morto solo io. Devo tirare fuori Katarina dal fight, quindi mi faccio a spadona per resistere ancora di più. Non è la sopia io, bucano. Che sfiga, minion. Già, ma dobbiamo pushare off. Thank you.
No, due linee si pushano da sole, bene o male. Quindi dobbiamo approfittarne e prendere la top. Senza andare ad essere troppo greedy. No, dive. Tiè, la lancia nel culo. E GG ragazzi, questa ranked spero finisce qui. E arriva anche la quinta vittoria. Attenzione, se tutto va bene. Sì, ho voglia. E GG, arriva anche la quinta vittoria consecutiva. Come sempre mi dispiace che in solo più durante le qualificazioni sono un po' troppo concentrato, quindi parlo poco. Spero il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video.